Annoni rimette al centro, Cravero tocca a Pescoro, libero, salta Tacconi, arriva Marocchi e salva. È il primo corner per il Torino. Questo è Scoro, lotta gomito con... E il Torino ripropone un'azione d'attacco, servendo Scoro, buon controllo con stop di petto, prosegue, finta, palla messa in mezzo, interviene Fortunato, retropassaggio per Tacconi. Rapido contropiede granata, Scoro, una finta, palla in mezzo, completamente solo, Scoro, cross in mezzo all'area, completamente libero, Policano. Come, parlando di zona, sia il Milan di Lidl che il Milan di Sacchi attuale, ora Fusi, Bresciani e parte Lentini. Lo affiancano Giulio Cesare, da Terascore non Lentini, ed è un calcio di punizione per il Granata, che sono, ripeto, in vantaggio di questo primo tempo. Lentini dice qualcosa ai compagni di squadra. Frequenti questi errori da parte dei giocatori della Juventus. Mato Hessler, ancora una volta attardato nel servire i compagni, e riparte il Torino velocissimo in attacco. Bresciani si allarga a sinistra, servito, poi Cravero. Fallo di Napoli, Scoro, sì, beh, ha alzato davvero la gamba, non aveva intenzione. Giulio Cesare perde la palla, cali improvvisi di tensione nella squadra juventina. Scoro, un dribbling, palla di testa Scoro, a servire Bresciani, ancora Scoro, rapido contropiede granata, Bresciani, Scoro, evita un avversario, viene fermato da questa palla. Intanto vedete come Corini freni l'azione di Scoro. Fortunato, secondo giocatore centrale della Juventus in difesa quest'anno, questa partita. Su Scoro. Siamo il lancio di Baggio per Aris Scoro, pericolo. Dietro front di Scoro, tenta la conclusione, Tacconi sventa in due tempi. Rilancio di Marchegiani, molto alto, profondo, Giulio Cesare scavalcato da Scoro, che viene fermato con una spallata di testa lontano nella metà campo. C'è Aris Scoro a tu per tu con Luppi, che gli tocca adesso la palla, cross teso di Scoro e presa.